I fatti di Casignana rientrano in quello che è stato il periodo di lotte contadine seguite alla Prima Guerra Mondiale. Sapete come le problematiche dopo il 1918, con la fine della guerra, il ritorno dei reduci che rimasero la maggior parte disoccupati, il carovita, quindi mancanza di pane, mancanza di lavoro. E quindi non solo in Italia ma anche nella nostra zona, nella Calabria Ionica, si sviluppano praticamente delle forme di proteste, di agitazione. È importante ricordare secondo una nuova visione, nel senso di creare un esercizio sì della memoria ma di andare avanti, nel senso di avere una visione un po' più ampia è diversa di quella che è la storia. La storia deve diventare un manto e non un fardello per noi e per i nostri figli. Quindi l'idea di questo docufilm, l'idea di questa serata è sì di celebrare i 100 anni dall'eccidio di Casignana, ma è anche quella di seguire anche un altro binario, cioè esaltare le bellezze del territorio, coinvolgendo la comunità, mettendo in evidenza la cultura, l'arte e l'archeologia di cui Casignana è ricca, è terreno fertile. Questo è il messaggio che vuole veicolare l'amministrazione. Oggi è il centenario di quel fatto luttuoso. Restarono sul terreno, ci furono 3 morti, tanti feriti. E fu un momento di svolta nei fatti della nazione. C'è un libro recente, Tumulti, di Claudio Cavaliere, cioè, fu uno dei fatti che diede uno scossone alle rivendicazioni legittime dei contadini e che fece vedere una reazione aspra da parte delle autorità. Per autorità intendiamo la prefettura, il regime fascista si stava consolidando, le terre ai contadini venivano revocate con un decreto, quindi ci furono dei disordini, c'è chi dice che fu una cosa preordinata per cui ci furono i morti, rimasero sul terreno tre persone.